Ragazzi, io non sono in gran forma, però ho solo. Però datemi solo il tempo di registrare, ok? Perché non ho fatto il mio stamattina e quindi lo facciamo, ok? Perché io con questo argomento mi ricordo. Trovo una cosa che hanno fatto su una gazzetta, ok? Perché a Taraz e Minik hanno fatto un lavoro differenziato, ok? Ma solo parzialmente in gruppo. Poi per quanto riguarda Amlaovic, perché ha recuperato Dolorosa angina, perché è ricoperto pure lui, ma sarà squalificato almeno una giornata perché tralasciando la partita quella della Lazio, perché va in ottica recupero pure lui, ok? Quindi i tempi di recupero dicono che Mlaovic attraverso sono parzialmente in gruppo del resto della squadra, ok? E sono già tre. Poi per quanto riguarda Perin, andrà a sfidare la Lazio allo stadio in Coppa, eppure questi quattro ne mancano, ok? Più Di Ceglio, che ha recuperato a parte pure lui della squadra in gruppo, e quindi questi cinque ne sono, ok? Però in casa Juve, va bene? Poi all'Inter, che hanno fatto una portata ingiusta perché a Cermi doveva essere squalificato e invece non è andato nel migliore dei modi, perché non dovevano squalificare e basta, e nemmeno Avan Jesus, ok? Che non è una gazzetta dello sport, ok? Quindi questo dovrebbe solo vergognare a tutti quei interisti che si spacciano per non andare contro la Juventus, ok? E io mi fermo qua. Quindi mi raccomando, perché la Juve non ha le penalizzazioni per adesso. E lo conferma la Gazzetta dello Sport. Ok? Quindi solo questo e basta così. E fino alla fine. Con una bella iscrizione su questo canale, se non l'avete ancora fatto, e continua la vergogna, soprattutto all'Inter. Ok? Che dovrebbero già squalificarsi nel prossimo campionato di Serie A. E questo lo voglio aggiungere con un'attivazione delle notifiche per non perdere i prossimi contenuti. Lasciate anche un like e qualche commento. Grazie sotto a questo video, mi raccomando, e fino alla fine. Che ci porta così alla Pasqua e poi giochi quella contro la Lazio. Mi raccomando, e abbonatevi per tanti vantaggi su questo video e forza Juve.